my car. Zumba, rumba, rumba, rumba. Bella a tutti da Porkmoz, eccoci qua in un nuovo parkour, si chiama Ninja Warrior. Che spettacolo, è sempre dello stesso creatore che ho fatto altri parkour, però questo è il livello hard, quindi il più difficile dovrebbe essere. Mamma mia che spettacolo, partiamo! Allora, via, veloci, siamo tanti raga, siamo proprio un bel po'. Oh mio Dio, paleoliche troll, eh? Paleoliche troll! Ok, aspettate, sarta! 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 Oh mio Dio, Zuin è primo e prende pure il checkpoint. Oh mio Dio, raga. Andiamo. Oh, vedi che spettacolo qua. Qui, raga, ci vuole una tecnica, eh. Aspettate che ora vi faccio vedere la nuova tecnica che uso io. Ok. Credo che sono messo bene. Guardate, eh. E voilà. Praticamente se mettete la prima persona mentre saltate, evitate che il personaggio va giù. E a me questa cosa mi serve proprio tantissimo. Raga, si stanno ammazzando, eh. Ok, aspettate raga, bisogna essere concentrati, eh. Perfetto. Riproviamoci raga. Ok, vedete, non scende giù il personaggio. Vai sui. Va benissimo. Raga, qua bisogna dire un po' di volte ok, eh. Salto. Ok. Un altro ok ci vuole, eh. Salto. Oh, super ok. Aspettate. Perfetto. E qua dobbiamo saltare. Qua non credo che ci vuole, eh. Allora, saltiamo. Via, raga, via, via, via. Sorta sui, sorta, sorta, sorta. Dove stanno gli altri? Eccolo lì, Peppe d'Oro, stanno arrivando, raga. Tra poco pure loro sapranno la nuova tecnica. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. È utilissima, ve lo dico, perché evitate proprio che il personaggio va avanti. E saltare quelle cose là con quella tecnica, poi più siete veloci e più andate a 2000. Chi è che mi sta a sparare, raga? Via, 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 andiamo. Bella comunque sta parte, eh? Dai, andiamo, andiamo. Cos'è qua? Aspettate, stavo rispawnando, ma non c'è bisogno? No, c'è bisogno, raga, stavo scherzando. Wow, qua è che devo saltare? Raga, cosa devo fare? Ditemi che sto andando bene. Sì, che parte strana. Guardate qua. No, qua non c'è bisogno di saltare. Ok, qua però sì. Aspettate, salta. Questo non lo sapevo, raga. Perché mi ha fatto il doppio salto. Non mi dite niente. Ok, bella sta parte, eh. Ecco, vedete come sfugge il personaggio? No, non c'è bisogno di usare quella tecnica, però qua sì. Sì, così evitiamo di cascare, raga, andiamo più veloci. Perfetto. Allora, bisogna risalire su. Oh, perfetto così. Qua non c'è bisogno, vero? No. Sentite, mettiamo la furtiva che ci serve. Ecco, in questa parte qua. Vedete quanto ci serve questa tecnica? Tantissimo. Salta. Così evitiamo che il personaggio ci sfugge. Ed è la miglior cosa. Ok. Saltiamo ancora. Raga, là stanno a fare un deathmatch, eh. Però noi stiamo avanti, l'importante è questo. Ah, abbiamo preso il check? Sì, ma tanto ce l'abbiamo fatta lo stesso. La freccia ci indica giù. Andiamo giù. Che spettacolo. Dove? Aspettate, raga. Cori sui, non prende la scossa. Ok, bellissimo questo parkour ninja, eh. Spettacolare. Allora, scendiamo giù. Ok. Da quale parte? Da questa. Via, 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 andiamo, 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 andiamo. Perfetto così. Adesso bisogna salire là sopra. Bellissimo comunque questo parkour, eh. Perché di solito ci sono alcuni parkour a piedi che mettono i rettilinei come equilibrio. E sono lunghissimi. Guardate queste micro parti. Quanto sono belle, però non sono così facili, eh. Corri, 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 corri. No! Raga, che... Non mi dite che fortuna ho avuto, eh. Pure qua non mi dite che fortuna ho avuto. E dimmi che pure qua c'ho fortuna sui...
Oh mio Dio, mi ha dato tipo una leggera spinta. Ok, proseguiamo per il bel parkourito. Vai giù, pallone. È la miseria che tiro che ha fatto. Oddio. Mi sta arrivando in faccia, eh. Povero suino, mi sta arrivando una pallonata di quelle serie in faccia. E qua cosa devo fare? Bisogna andare là perché c'è il checkpoint. Però non ho capito se devo cascare sopra la paleolichia. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Io mi sparerei un bel potere. Ok. Guardate che spettacolo. Questa parte, se vi ricordate, c'era anche nella gara con le moto, eh. Perché è sempre lo stesso creatore. Infatti ho fatto la stessa cosa. Però aspettate. Aspettate. Oh mio Dio, così era. Spettacolare. Allora, ci abbiamo messo 2 secondi a completare sto parkour. Quello là a livello facile ci ho messo una vita. Questo qua è il livello hard, ci sta a mettere 2 secondi. Non lo so come funziona. Devo ringraziare anche quella tecnica, perché abbiamo evitato di cascare. Oppure il suino sta diventando un po' più bravo. Raga, non bisogna dirglielo al suino, vedi? Si è emozionato. Mannaggia il suino è quando si emoziona, eh. Poveretto, è cascato. Dall'emozione si è buttato in acqua. Non gli piace essere tanto nominato. Allora, gli piace, però non gli piace quando gli fanno troppi complimenti. Dopo si emoziona e poi casca giù. Buttiamoci. Ok. Risaliamo su. Raga, là già c'è il traguardo. Io mi farei un bel GP dopo, che ne dite? Un bel GP ci potrebbe star bene dopo il parkouritos. Ok. Andiamo avanti. E guardate la cosa ci sta. Il traguardo. Il bellissimo traguardo. Andiamo senza cascare. Dimmi che ce la fai sui. Corri, 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 corri. I fuochi d'artificio del suino. E qua davanti a noi c'è la prima posizione. La prendiamo? Io direi proprio di sì. Andiamo. Aspettate. La prendiamo così. Indicando la nostra prima posizione che è questa. E voilà! Guardate un po'. Prima posizione per il suino. Prossima gara. Ok, raga, nuovo GP. E io ho messo compatte, però la miglior compatta che io mi ricordo è la Brioso. Prendiamo questa, raga. Questa qui. Bianca. Facciamocela bianca. Che livrea c'è? Sprank. Va benissimo. Facciamo continuo. Un potere del suino. Non me lo fa il potere. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. In quanti hanno preso la Brioso? Non lo so, raga. Ce l'ho solo io e un altro, aspettate, eh. Ok, uno ce l'ha. L'altri. No, no, c'è gente con la Brioso. Via, andiamo. La Blista non è che è così lenta, però. La Brioso è bella veloce. Eccolo qua, uno Yuki selvatico. Via, raga. L'unico problema è che questa Brioso non ha una tenuta proprio fantastica. Infatti, già stava andando lungo. Via, raga, che qua stanno prendendo la scia, eh. Stanno prendendo la scia sti suini. Regà, io mi allargo proprio tanto qua. Facciamoli passare, vedete? Oh mio Dio, che varco che ho trovato per passare. Non solo, ho recuperato pure tutti quanti. Ok. Andiamo, io okay, che vieni qua. Suè, devo passare qua, eh. Bellissimo però giocare con la scia, eh. Bello, bello. Ok, qua. Io lascio un po' il gas. Ok. Perfetto, regà. Non mi andava di prenderla al massimo perché la Brioso ha problemi. Facciamo passare Yuki. Grande, Sui, grande. Che bella garetta che sta uscendo fuori, eh. Allora andiamo. Anche lui ha preso la Brioso, grandissimo. Raga, mi sta quasi a cascare la cuffietta, eh. Mannaggia me. Via, via, via. Allora, lasciamo l'acceleratore e poi freniamo. Tranquilli proprio, ok. Perfetto, perché stare pure dietro la scia, raga, non è facile guidare, eh. A volte magari ti vengono a sbattere, ma non è colpa loro. È colpa proprio della scia, perché prima cosa non gira quando sta in scia. E seconda cosa frena pochissimo quando uno è in scia. No, che è successo a Yuki? Poveretto, si è trollato, raga. Stavamo facendo una bella caretta. Che peccato. Oh mio Dio, come siamo entrati? Male. Ok. La Brioso ha una sensibilità stranissima, poi un po' difficile da guidare, eh. Però noi proseguiamo. Che peccato, stiamo facendo una bella caretta, raga. Però
proprio bella. Ovviamente ho messo senza veicoli personalizzati, però proseguiamo, dai, sono due giri, un bel GP ci sta più che bene, eh? E andiamo, vediamo se riusciamo a fare un bel giro, eh. Qua non bisogna frenare, quindi andiamo al massimo. Ok, proseguiamo per questo bel rettilineo. Qua, raga, possiamo girare come vogliamo, non c'è più nessuno. No, 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 vedete? Ci vuole pochissimo e perde aderenza. Ho sbagliato pure io perché ho frenato un po' troppo in curva. E con questa brioso dovete frenare prima nel rettilineo e poi girate. E vabbè, raga, non succede niente. Vediamo, poi c'è anche le ruote originali, quindi già con le tuner o altre ruote dovrebbe andare bene. Andiamo. La stabilità ce l'ha, però se poco poco sbagliate a frenare in curva si rigira come niente questa piccola brioso. Proseguiamo. Andiamo, andiamo, andiamo per questo bel rettilineo. Non c'è nessuno. No, qualcuno c'è dietro, chi c'è? Kevin e Yuki. Ok. Vedete, se si frena nel rettilineo non parte via l'abrioso. Guarda Curtus con la blista. Oh! Raga, qui, qui vi posso garantire che è partita proprio in una maniera stranissima. Non lo so nemmeno io. Ha preso un mini dossettino, se avete notato, e si è rigirata. È la miseria! E chi è? È la miseria. Sta arrivando un Curtus. Un Curtus. Facciamo attenzione, raga, vedevo allargare qua io. Oh mio Dio. Oh mio Dio, stava finendo male, eh. Dai, facciamoci l'ultima parte in prima persona, raga. Oh, ok. Andiamo, raga, questo è Gran Turismo, eh. Non pensate che sia GTA, eh. Dove sono finito? Ma pure i troll ci stanno qua. Via, raga, andiamoci a prendere la prima posizione in prima persona. Ok. No, raga, ma è pieno di troll. Ma perché la gente sta andando all'incontrario? Non mi dite nulla, prendiamoci questa prima posizione. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Saluti questi suini, bella.